Care colleghe e cari colleghi, a quasi 2 anni dal congresso di Taormina, ci siamo qui riuniti per analizzare, per confrontarci sul percorso che fino ad oggi la FIAIP ha seguito e su quello che è necessario fare in futuro per tutelare e rappresentare al meglio le esigenze dei nostri associati. Durante il congresso di Taormina, la maggioranza dei nostri associati ha scelto di condividere un programma che si chiamava Ottobre 2009, Nasce una nuova FIAIP. Per la prima volta ad un congresso non si sono confrontate delle persone, ma delle idee. Idee che, come vedremo in seguito, si stanno tramutando in realtà. In questi 2 anni la Federazione si è trovata ad affrontare dei cambiamenti epocali. Vi elenco solo alcuni fatti, come si usa dire, realmente accaduti. La richiesta del Governo di abolizione del ruolo degli agenti immobiliari e soprattutto dei requisiti all'accesso alla professione. La crisi economica internazionale, iniziata il 15 settembre 2008 con il fallimento di Lehman Brothers, crisi ancora in corso e purtroppo non ancora conclusa. Il decreto legislativo 141, che dall'inizio del prossimo anno di fatto eliminerà completamente la categoria dei mediatori creditizi, obbligandoli a diventare collaboratori di società di mediazione creditizia, impedendo peraltro agli agenti immobiliari di segnalare mutui strumentalmente la propria attività. Il decreto legge 78, convertito nella legge 122, che richiede la corrispondenza allo stato dei luoghi delle planimetrie catastali, l'elenco ancora lungo e tristemente conosciuto ad ognuno di noi. Dato questo scenario, sarebbe stato facile per FIAIP rimanere immobile e rimandare alle proprie responsabilità il governo italiano o europeo. Ma questa è una federazione che vuole combattere e che si è attivata in ogni occasione per contrastare le manchevolezze legislative che nel corso del tempo si sono succedute. Come è stato affrontato questo momento di crisi? In primo luogo cercando unità in seno alla federazione. Immediatamente dopo il congresso abbiamo lavorato duramente per ricomporre quelle lacerazioni che in ogni caso si sono create. Ed oggi, grazie al lavoro di tutti, la federazione si può considerare in gran parte unita. Una unità raggiunta ancora una volta grazie al confronto sulle idee, grazie al lavoro comune e alla consapevolezza che solo attraverso un obiettivo comune si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo stato di cose può essere definito in molti modi, ma le parole che mi sembrano più calzanti sono fare sistema. Il governo di situazioni complesse come quelle che oggi stiamo vivendo a livello economico e politico prevede l'abbandono dei personalismi, della cosiddetta ricerca della poltrona e pretende invece l'ottenimento della maggior condivisione possibile. Condivisione raggiunta grazie al lavoro e all'abnegazione dei componenti della Giunta e del Consiglio nazionale. L'altra modalità con cui abbiamo lavorato per contrastare le norme che danneggiavano questa categoria è stata quella di lavorare a stretto contatto con le istituzioni e i parlamentari italiani ed europei. Nel recepimento della direttiva Bolkestein ci siamo attivati immediatamente dopo il congresso, entrando nel gruppo di consultazione istituito presso il Ministero delle Politiche Comunitarie. Il Ministero dello Sviluppo Economico nel frattempo aveva partorito l'ormai famoso articolo 72 volto a liberalizzare la categoria degli agenti immobiliari e ad eliminare i requisiti di accesso alla professione. Da qui è iniziata la grande battaglia di FIAIP, che ha visto nella propria azione di contrasto schierarsi dalla propria parte l'intera Commissione parlamentare dello Sviluppo Economico e trovando nell'onorevole Monica Faenzi, allora relatrice di maggioranza, un'alleata preziosa e sensibile alle esigenze della nostra categoria. Lo stesso dicasi, citandone solo alcuni, per gli onorevoli Lopresti, Mazzocchi, Lulli, Cimadoro, Folegopt, Gibelli, un consenso quindi trasversale e consapevole che si è tramentato in un atto parlamentare in cui la decima commissione, pur dando parere favorevole al decreto legislativo, poneva al governo la condizione che il ruolo venisse salvato. Nonostante la politica ci avesse a più riprese garantito la permanenza del ruolo, grazie alla professionalità e alla disponibilità del dottor Tripoli e del dottor Romeo, che abbiamo visto ieri, rispettivamente capo dipartimento e dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, negli uffici del Ministero si elaborava il piano B, quello per cui, qualora il ruolo fosse stato eliminato, si sarebbero comunque salvati i requisiti di accesso alla professione, giungendo dopo diverse elaborazioni all'ormai noto articolo 72, che, come è stato più volte detto, parafrasando Tommasi di Lampedusa, ha cambiato tutto senza cambiare nulla.
Qualche buon tempone ancora oggi scambia una delle vittorie più belle della FIAIP come una sconfitta. Oggi qui voglio ribadirlo a chiare lettere. La FIAIP, sul recepimento della direttiva Bolkestein, ha raggiunto il suo unico e primario obiettivo: salvaguardare la categoria degli agenti immobiliari e tutelare il risparmio di milioni di famiglie italiane. Se oggi siamo qui a parlare di garanzie che gli agenti immobiliari possono ancora fornire alla filiera dell'immobiliare in termini di serietà, trasparenza e professionalità, se oggi ognuno di noi è vestito come più gli aggrada e non siamo una massa uniforme vestiti con scarpe a punta e grossi nodi alle cravatte, ritengo che il merito sia della nostra federazione e della professionalità dei nostri dirigenti. Un'altra battaglia che abbiamo combattuto è stata invece quella del decreto legislativo 141. Come ben sapete, la norma ancora in itinere prevede la cancellazione di un'intera categoria, come dicevo prima, e a nulla in questo caso sono valsi gli sforzi per far comprendere alle istituzioni e al mondo politico che la strada da percorrere per rendere trasparente e virtuoso il mercato non era quella di eliminare dal mercato stesso tutti i mediatori creditizi, riducendoli e inquadrandoli come collaboratori di una società, ma di elevare il tasso di professionalità dell'intera categoria, introducendo un percorso con standard formativi elevati, una serie di controlli effettuati da un organismo pubblico. In questo senso andava il disegno di legge Ventucci, con cui FIAIP ha lavorato incessantemente all'elaborazione del testo legislativo. Un ringraziamento all'onorevole Ventucci, che in questi giorni non può essere con noi per impegni familiari. FIAIP ha lottato strenuamente per far valere le richieste della categoria, relazionandosi con Banca d'Italia, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il mondo politico. È stata audita presso le commissioni di finanza del Senato, ha organizzato convegni, ma a nulla è valso il nostro sforzo. Perché in questo caso non abbiamo raggiunto l'obiettivo? In primo luogo perché le altre associazioni di categorie, nonostante i ricami fatti da FIAIP, non hanno recepito il senso della legge. In secondo luogo perché alcuni grandi gruppi bancari avevano interesse a disintermediare le reti di mediatori creditizi. E per ultimo perché le grandi reti dei mediatori creditizi ritenevano di poter concentrare su di loro l'intero mercato. Escludendo gli agenti immobiliari dal mondo dei mutui e, come poi accaduto ed accadrà, dal 1 gennaio 2011 riuscendo a intermediarli senza pagarli. Infatti gli agenti immobiliari, per colpa di questa legge iniqua, dal 1 gennaio 2012 non potranno strumentalmente alle proprie attività segnalare mutui alla propria clientela. Gli effetti dell'applicazione di questa legge? Rallentamento dei tempi di vendita relativi alle unità immobiliari, maggiori difficoltà di accesso al credito per le famiglie italiane, minor concorrenza tra le banche, a tutto vantaggio degli istituti con un maggior numero di sportelli e naturalmente difficoltà nel fare nuova raccolta perché ha un numero limitato di filiali. Questi danni che l'eliminazione dei mediatori dal mercato provocheranno. FIAIP anche in questo caso non è stata a guardare e non ha attuato la politica del dopo vedremo, tutt'al più daremo la colpa al governo. Ha invece cercato di capire come risolvere il problema e l'unico modo possibile per tutelare gli agenti immobiliari, i mediatori creditizi e la federazione stessa era quella di dare un'opportunità a tutti noi. Con la creazione di Auxilia Finance, infatti, ci siamo dati un'opportunità. Questa società è sì una società di diritto privato, ma è detenuta al 100% da un'associazione ed è guidata da manager esterni. Cosa garantisce tutto questo? Garantisce che ogni associato possa di fatto attraverso la sua partecipazione a FIAIP indicare o segnalare modalità operative e questo già avviene mediante le attività del Comitato Esecutivo, della Giunta e del Consiglio Nazionale. Questi organismi sono infatti i terminali dei consigli regionali. Cosa garantisce ancora? Il fatto che i collaboratori possano essere partecipi di un modello aziendale che essi stessi contribuiscono a far crescere. E cosa garantisce ancora? Che una volta raggiunti gli utili necessari al mantenimento e allo sviluppo della società, gli utili in eccesso possono essere ridistribuiti tra la proprietà e i singoli collaboratori. L'affidamento a manager esterni ci garantisce un'alta professionalità, un contatto ed un colloquio alla pari con il mondo bancario e soprattutto la possibilità di misurare le capacità dei manager scevri da considerazioni politiche. Abbiamo già visto in passato, purtroppo, cos'è accaduto quando in FIAIP si sono confuse le cariche politiche e quelle amministrative, attuando la politica del fai da te. Cosa non garantiscono FIAIP ed Auxilia?
non garantiscono quegli operatori che oggi nel passato abbiano lavorato al limite della correttezza e che non siano, citando il nostro slogan assembleare, professionisti di professione. Il mercato e le mutate condizioni socio-economiche non permetteranno più agli improvvisati di esercitare qualsiasi professione. Per questo motivo è necessario lavorare tutti insieme e cercare di rendere grande questa società, una società che dovrà lavorare eticamente, apportando al mercato un quid valoriale di trasparenza e competenza che ritengo non sarà riproponibile da altre strutture. Per ottenere questi risultati è quindi necessario ancora una volta fare sistema. Ho volutamente illustrato due attività. Quella che ha salvato la categoria durante il recepimento della direttiva Bolkestein è la creazione di Auxilia causata dall'introduzione del decreto legislativo 141, per rimarcare il fatto che chi ancora distingue l'attività politica individuando nelle azioni presso il Parlamento l'unico modo di effettuare un'attività sindacale e individuando altresì nella creazione di Auxilia un'attività di business commette un grave errore. Dire che questa federazione è orientata al business e non alla tutela della categoria è assolutamente falso e fuori luogo. Se analizzassimo semanticamente la parola politica, scopriremo che il suo significato non fa riferimento ad una singola azione ben definita, ma bensì ad un insieme di attività che portano beneficio a tutti i cittadini di una comunità. Ancor di più, potremmo definire la politica come un luogo in cui tutti gli appartenenti ad una comunità siano chiamati a partecipare concorrendo al bene comune. Ritengo quindi di poter affermare che sia nella difesa della categoria in relazione alla direttiva Bolkestein, sia nella direzione della creazione di Auxilia, FIAEB abbia svolto un'azione di buona politica, perché ha voluto in entrambi i casi portare beneficio ai propri associati. Dopo aver investito in Auxilia, FIAEB ha deciso di investire nel mondo di Internet, mediante un completo rinnovamento delle strutture informatiche che sono il motore della nostra federazione. Rinnoveremo il nostro sito federativo, tutte le aree riservate, e da settembre in poi lavoreremo pesantemente per rinnovare il nostro portale di annunci immobiliari, in modo che il cercacasa.it possa in breve tempo diventare uno dei primi portali presenti sul mercato. Dopo anni e anni di investimenti nel settore internet, FIAEB non è riuscita ad avere nessun risultato, né in termini di visibilità del cercacasa, né relativamente al funzionamento delle strutture del service informatico. Per questo motivo sarà necessario reperire sul mercato una risorsa di ottimo livello che ci permetta di valorizzare gli investimenti, centrando gli obiettivi che ci siamo prefissi. Proprio noi, che da sempre come categoria chiediamo ai consumatori di rivolgersi ad agenti immobiliari professionisti per risolvere i loro problemi nell'acquisto della casa, proprio noi nel gestione del settore informatico della federazione abbiamo attuato ancora una volta la politica del fai da te. I risultati sono purtroppo sotto gli occhi di tutti e non sono imputabili ad una o più persone, ma ad una mentalità retrograda e poco illuminata che stiamo cercando di cambiare. L'assunto è che Internet ha cambiato e sempre di più cambierà il nostro mondo, il nostro modo di rapportarci alla clientela e viceversa. Noi come dirigenti potremmo indicare le nostre esigenze, ma dovrà essere un esperto del settore a guidare questa nuova avventura di FIAEB. Nel programma approvato durante il congresso di Taormina erano fissati dei punti programmatici che la federazione ha attuato in buona parte. Ricordo che il programma ha una durata quadriennale e che la sua applicazione ha sicuramente subito dei rallentamenti a causa delle necessità di questa presidenza e di tutto il comitato di concentrarsi sulle emergenze dettate dall'agenda politica. In linea con i dettati congressuali, comunque, il Consiglio nazionale ha approvato un documento politico programmatico che traccia la strada del rinnovamento della nostra professione. Da questo documento è nata una proposta legislativa volta a migliorare la nostra legge professionale. Per la prima volta, dopo tanti anni di associazione, abbiamo elaborato un articolato di legge che risponde alle esigenze della nostra categoria e nel contempo riesce a coniugare le esigenze dei nostri clienti. E qui è giusto aprire una parentesi e stabilire una volta per tutte una nuova modalità di interfacciarsi con i nostri clienti, o se meglio preferite, con i cittadini consumatori.
La crisi iniziata nel 2008 non è riferibile ad un unico settore, essa è iniziata con il fenomeno dei subprime, ma molto presto ci siamo accorti che la causa reale era riferita ad un unico fenomeno, che si spiega molto semplicemente con un eccesso di debito dell'economia mondiale. Un debito che l'intero mondo economico non è più riuscito a sostenere. Nel settembre 2008 si è quindi arrivati al limite massimo della crescita economica e così abbiamo scoperto che la finanza non può sostenere da sola l'intero ciclo economico. Abbiamo capito che l'economia non è riferibile solo alla finanza, ma che deve, per essere sostenibile, basarsi anche sul lavoro dell'uomo e quindi riferirsi alle attività produttive e ai servizi. In questi anni stiamo tornando ai fondamentali e finalmente si risentono parole come etica, trasparenza, professionalità. Il cliente è quindi tornato al centro dell'economia. Il cliente o il cittadino consumatore, che dir si voglia, è quindi il bene più prezioso per quelle aziende, per quei professionisti che vogliono stare sul mercato. Sulla scorta di queste considerazioni, FIAIP ha quindi deciso di investire sul dialogo con i consumatori, creando Mediaconsum, il primo ente bilaterale paritetico composto da due categorie che da sempre sono state in conflitto, agenti immobiliari e consumatori. FIAIP ha lavorato duramente per raggiungere questo risultato, ma grazie alla lungimiranza e al nuovo modo di fare consumerismo di Adiconsum, questo progetto si è realizzato. Un sentito grazie quindi al segretario generale di Adiconsum, Pietro Giordano, che ha condiviso con noi un segno che si è realizzato. Grazie Pietro. Domani saranno formati i primi 100 conciliatori di FIAIP e da settembre sarà editata per la prima volta in Italia una modulistica comune, al cui interno troveranno spazio la conciliazione paritetica e la mediazione. Con questa attività possiamo sicuramente dire che FIAIP ha messo al centro della propria attività anche i consumatori. In questa direzione vanno anche gli articolati di legge che FIAIP ha definito dopo un lungo dibattito interno e che da oggi saranno portati all'attenzione delle altre società, delle altre associazioni di categoria, della stessa di Consum e del mondo politico e istituzionale. La volontà è quella di istituzionalizzare le procedure che già migliaia di agenti immobiliari adottano ogni giorno per tutelare i propri clienti, creare quindi una base comune di lavoro che sia recepita dall'intera comunità economica e sociale. Permetterà alla nostra categoria di realizzare quello che da anni i nostri associati ci chiedono, innalzare il ruolo sociale dell'agente immobiliare. La nostra collocazione negli ausiliari del commercio infatti non ci soddisfa più e non è più attinente alla nostra realtà lavorativa. Antiriciclaggio, pagamento in solido della tassa di registro, dichiarazioni in atto delle somme percepite a titolo di provvigione, adempimenti privacy, sono tutte attività che in pochi anni hanno cambiato radicalmente il nostro modo di lavorare. Ogni tanto qualche collega scherzando mi dice: troppo difficile fare l'agente immobiliare oggi, troppi adempimenti, molto meglio fare l'abusivo onesto. La mia risposta è sempre la stessa: se ami la tua professione, non puoi far altro che crescere insieme ad essa e seguirne i mutamenti. Con impegno. Con impegno e determinazione. Fare l'abusivo onesto è un modo come tanti per cercare di guadagnare soldi. Fare l'agente immobiliare con professionalità, se veramente ami la tua professione, ti rende orgoglioso di essere agente immobiliare e questo non ha prezzo. In questo piccolo esempio c'è tutta la differenza tra chi vuole valorizzare la nostra professione e che invece, durante il recepimento della direttiva Bolkestein, ha cercato di deregolamentarla. Ciò non toglie il fatto che molti atti compiuti in questi anni da vari legislatori siano assolutamente iniqui. Infatti la nostra categoria è l'unica che vede i propri compensi esplicitati in un atto pubblico, l'unica che è responsabile in solido del pagamento della tassa di registro con i propri clienti senza peraltro essere equiparati ai pubblici ufficiali, l'unica che è incompatibile con tutte le attività imprenditoriali, commerciali, financo intellettuali. FIAI proprio in questi giorni sta riproponendo gli emendamenti volti alla cancellazione del pagamento in solido della tassa del registro e della dichiarazione in atto delle somme percepite dagli agenti immobiliari, con la speranza di non ricevere l'ennesimo rifiuto. Sul fronte delle incompatibilità dobbiamo invece registrare un altro successo di FIAI. Infatti l'articolo 3 della nostra proposta di miglioramento della 3989
prevedeva di rendere compatibili gli agenti immobiliari con la società di servizi turistici e con le società di gestione delle locazioni. Cogliendo al balzo il decreto legislativo sul turismo emanato dal governo, FIAIP si è attivata al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato. Dopo una lunga azione di lobby e dopo essere stati auditi in commissione, il ministro Brambilla ha accolto le nostre richieste. Dopo l'approvazione del governo, le nostre proposte si sono materializzate nell'articolo 12 del decreto che è apparso nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale e che è già attuativo. Con l'approvazione di questa norma, FIAIP ha ottenuto per i propri associati e per l'intera categoria un risultato storico che permetterà agli agenti immobiliari di offrire servizi di supporto alla locazione al fine di rendere più stabile e strutturato il settore delle case vacanze e quello del settore turistico. Ancora una volta, quindi, FIAIP ha agito concretamente, ottenendo in questo caso un evidente successo e rispettando gli impegni congressuali. Un altro impegno che a Taormina la FIAIP ha preso con i propri associati è stato quello di combattere aspramente l'abusivismo. Una lotta che non possiamo fare da soli, ma che deve vedere il coinvolgimento dello Stato e delle istituzioni. Il nostro centro studi ha calcolato che ogni anno in Italia si concludono un minimo, di 53.000 transazioni intermediate da abusivi. Il compenso medio ricevuto illegalmente da questi delinquenti è pari a 8.500 euro, il che ci dà un totale di 450 milioni di base imponibile evasa. Devo anche dire che noi agenti immobiliari reperibili dall'Agenzia delle Entrate, da Equitalia, perché agiamo nell'ambito della legge, siamo stanchi di subire continuamente le vessazioni di un fisco iniquo e ingiusto che sembra premiare solamente chi agisce contro la legge e castigare coloro i quali da buoni cittadini fanno il loro dovere. Dobbiamo dire basta. Per questo motivo, presso la Commissione Giustizia del Senato abbiamo presentato, grazie al senatore Cardiello ed altri, un emendamento al disegno di legge 2420, che modifica l'articolo 348 del Codice Penale, volto ad eliminare le tre sanzioni amministrative per procedere immediatamente, in caso di abusivi, al processo penale. Ogni giorno noi, persone oneste, combattiamo la battaglia del mercato e se anche oggi siamo qui riuniti è per migliorare la nostra condizione lavorativa e creare valore, ma là fuori ci sono una marea di delinquenti che soffocano la nostra professione e praticano una concorrenza sleale danneggiando la nostra categoria, i consumatori e lo Stato. Per questo motivo abbiamo presentato questo emendamento, perché il senso di appartenenza ad una comunità e la voglia di svolgere eticamente una professione viene anche dal rispetto delle regole comuni. Chi non rispetta le regole, lo ripeto, è un delinquente e come tale deve essere trattato dallo Stato. Purtroppo ad oggi il sistema sanzionatorio è affidato alle Camere di Commercio, alle quali raccolgono stancamente le segnalazioni dei cittadini e di noi agenti immobiliari. Qualche volta effettuano controlli, inviando come ente ispettivo i vigili urbani, che puntualmente non risolvono niente e in quanto non preparati e non informati sulla materia. Questo non è più tollerabile. Per questo motivo stiamo lavorando alla creazione di un osservatorio contro l'abusivismo, che veda riuniti in un tavolo di lavoro permanente, oltre alle Camere di Commercio, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Economia e delle Finanze, oltre naturalmente che i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Oltre a queste azioni è necessario ribadire che l'abusivismo si sconfigge anche sul piano culturale. Il continuo accrescimento professionale e l'introduzione di standard di servizi obbligatori minimi faranno percepire chiaramente al consumatore la differenza tra un abusivo e un agente immobiliare. Anche per questo motivo FIAIP ha voluto varare una riforma della 3989. Non posso sapere se le Camere approveranno il disegno di legge 2420 presentato dal senatore Cardiello ed altri, ma la strada è tracciata. In questo momento molti rappresentanti delle forze politiche stanno sostenendo le nostre ragioni e vi posso assicurare che su questo tema la FIAIP non mollerà la presa e continuerà a lottare per sconfiggere la piaga sociale dell'abusivismo. Tanto ancora bisogna fare a livello politico e istituzionale. Penso alla legge 57 del 2001 e al praticantato, il cui regolamento di attuazione è fermo da ben 10 anni. Un praticantato senza esami finali che, se attuato, creerebbe di colpo un abbassamento dei livelli minimi di garanzia nei confronti dei nostri clienti.
Oggi possiamo dire ad alta voce che il praticantato, così come previsto nella legge, era ed è un'assurdità, sia in termini giuslavoristici che in termini operativi, e quindi necessario abrogare il praticantato e ripensare una nuova formula di inserimento lavorativo per coloro i quali vogliono diventare agenti immobiliari e nel contempo lavorare. Questo sistema esiste e si chiama apprendistato. I sindacati sono favorevoli ad applicare questa formula con alcune modifiche, quelle stesse modifiche che sarebbero state necessarie a portare 10 anni fa al praticantato, e cioè l'introduzione dell'esame finale. In breve, l'apprendistato prevede 125 ore l'anno di formazione. Bene, FIAE sta riuscendo a far sì, speriamo, che le ore di formazione siano indirizzate al corso preparatorio all'esame di agente immobiliare. Se nel nostro contratto di lavoro riusciremo ad ottenere questo risultato, potremo garantire alle giovani leve un futuro lavorativo che si baserà sulla formazione teorica e pratica. Il praticantato fu introdotto nel 2001 per la forte pressione che le reti di agenzie immobiliari avevano fatto presso il governo per accaparrarsi manodopera a basso costo, come sempre a discapito della professionalità e della tutela delle transazioni immobiliari. Anche su questo argomento, di cui discutiamo da almeno 10 anni, è necessario porre in essere azioni concrete volte alla cancellazione del praticantato. Restando sul tema dei rapporti contrattuali, dei prossimi mesi FIAE si attiverà per effettuare la certificazione dei contratti di collaborazione, al fine di dare certezze giuridiche ai nostri associati, che per la maggior parte adottano i contratti di collaborazione. Fare attività politica e portare avanti le istanze della nostra categoria è comunque un lavoro durissimo, in primo luogo per l'alta conflittualità che in questo periodo sovrasta il mondo della politica, impedendogli di essere ricettivo alle richieste delle categorie. In secondo luogo, perché ormai la maggioranza delle leggi approvate dal governo italiano sono il frutto di recepimento di direttive europee. Ieri sera abbiamo potuto ascoltare i presidenti di CEI e CEPI parlarci del mercato unico europeo e delle azioni che si vorrebbero mettere in atto al fine di favorire lo stabilimento dei lavoratori da un paese all'altro. Ora, io sono favorevole all'Europa e all'unificazione dei mercati, ma non sono favorevole al fatto che agenti immobiliari non formati, provenienti da paesi in cui non esistono leggi professionali, possano tranquillamente scorrazzare in giro per l'Europa a fare danni. Questo non è accettabile. Assume quindi una forte rilevanza l'impegno di FIAIP in Europa a fianco di CEI e di CEPI. L'Europa quindi come luogo in cui portare le nostre istanze. In questi 18 mesi di presidenza ho avuto la possibilità di incontrare diversi parlamentari europei e devo dire che ho notato in ognuno di loro un forte impegno. Purtroppo però i partiti nazionali considerano il Parlamento europeo e le candidature in quella sede come il luogo in cui mettere i personaggi scomodi o quelli che non potevano trovare posto nel Parlamento italiano. Voglio sperare... che questo trend possa cambiare, che si comprenda che il benessere della nostra nazione, della nostra gente, passerà sempre più da Strasburgo e sempre meno da Roma. La FIAIP che stiamo cercando di creare è una FIAIP che cerca di innovare la professione, cercando di renderla attuale ai frequenti mutamenti economici e sociali. La crisi degli Stati e l'instabilità economica di paesi come la Grecia, il Portogallo, la Spagna e l'Irlanda stanno creando una forte instabilità sui mercati finanziari, sull'intero comparto bancario. La durata dei cicli economici prima della crisi veniva mediamente individuata dagli 8 ai 10 anni, quindi tra il punto minimo ed il massimo del trend del mercato, gli imprenditori e i professionisti avevano il tempo di elaborare strategie e progetti. Purtroppo il momento attuale non permette nessuna programmazione o attività di investimento per il medio periodo. Molte associazioni e molti politici, e per il vero molti industriali, non comprendono che la durata dei cicli economici non è più misurabile in tempi certi. E quindi, per dirli in parole povere, quello che è vero oggi può non essere vero domani mattina. La necessità di FIAIP è quella di essere attenta, adeguandosi velocemente ai mutamenti degli scenari socio-economici e soprattutto ad un gruppo dirigente come il nostro è richiesta la responsabilità di assumere decisioni. Posso affermare senza paura di essere smentito che FIAIP abbia avuto il coraggio di prendere le sue decisioni assumendosene in pieno la responsabilità. Se vogliamo uscire da questa crisi costruendo un nuovo modello economico e sociale, non dobbiamo avere paura di sbagliare, dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e combattere per le nostre idee.
Rimanere immuni al cambiamento è impossibile. Chi vorrà cavalcare il cambiamento interpretandolo come un'opportunità potrà rimanere sul mercato. Chi invece metterà la testa sotto la sabbia, con la speranza che tutto passi, sarà eliminato dal mercato stesso. E a questo a FIAIP e alle nostre agenzie immobiliari non accadrà. Per ottenere i risultati fin qui ottenuti è stato necessario un forte impegno relazionale con il mondo politico e dell'associazionismo. Questa federazione sta abbandonando gli schemi dell'autoreferenzialità e oggi si confronta a viso aperto con molte realtà sociali del Paese. Voglio ricordare il forte impegno di FIAIP in Tecnoborsa, dove abbiamo lavorato per dare dignità agli agenti immobiliari, riuscendo ad inserire nel codice ABI la possibilità per gli agenti immobiliari di divenire e valutatori esperti. Voglio ricordare l'impegno a fianco dell'Università Telematica Mercatorum, che ci sosterrà con l'approvazione del corso di laurea in Scienze dell'Intermediazione, con l'Università Federico II di Napoli, con la Sapienza di Roma. E ancora l'accordo firmato ieri con Confindustria, volto ad una maggiore presenza di FIAIP all'interno delle Camere di Commercio e sul territorio. La nostra presenza ai tavoli di Union Camere, del Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e ancora la forte relazione con ABI che ci permetterà di erogare i corsi di formazione congiunti, targati FIAIP e ABI Formazione, per quegli agenti immobiliari che intenderanno collaborare con Auxilia. E ultimo, ma non ultimo, il forte legame che ci lega con Confedilizia, con la quale condividiamo indirizzi e obiettivi. Un vivo ringraziamento ancora al Presidente nazionale Corrado Sforza Fogliani, al Direttore generale Giorgio Spaziani Testa, i quali hanno sostenuto fattivamente tutte le azioni politiche intraprese in questi ultimi tempi da FIAIP. Grazie. FIAIP è cambiata anche nelle modalità con cui giornalmente si confronta con la politica. Oggi, come si dice, siamo sul pezzo. Disponiamo di un monitoraggio parlamentare giornaliero, leggiamo, studiamo gli atti parlamentari, doveva essere normale, ma lo stiamo facendo adesso, per capire dove inserire le nostre proposte. Un esempio lampante di come si attenta la FIAIP alle attività parlamentari, ad esempio quello dell'introduzione della SCIA che ha sostituito la DIA, modificando l'articolo 72, la proposta del governo sull'introduzione della SCIA giunse in Senato un mercoledì pomeriggio, fu votata ed approvata con modifiche il venerdì pomeriggio. Bene, in questo breve periodo di tempo FIAIP riuscì a prorogare i tempi dei controlli da parte dell'amministrazione, grazie all'emendamento Azzolini, da 30 a 60 giorni. Nello stesso modo abbiamo prodotto una relazione sul regolamento di attuazione alla direttiva Bolkestein, documento condiviso con FIMA e molto apprezzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, tanto che lo stesso Ministero lo ha inviato a tutte le Camere di Commercio come base di discussione per la futura emanazione del regolamento stesso. Voglio anche ricordare la nostra azione sull'ordine del giorno del senatore elettronico in merito al decreto legislativo 141, per il quale la impossibilità per gli agenti immobiliari di segnalare mutui ai propri clienti doveva essere attuata già mesi or sono. Anche in questo caso FIAIP si è attivata immediatamente presso il senatore stesso, il Ministero dell'Economia, Banca d'Italia, riuscendo a far valere le proprie ragioni. Se oggi gli agenti immobiliari possono ancora segnalare i mutui fino all'applicazione del 141, questo lo si deve a FIAIP. Penso di aver tracciato un quadro esaustivo dell'attività, ho tralasciato per amor di brevità tante azioni che abbiamo svolto sul territorio, ma abbiamo cercato di dare risposte concrete e tangibili ai problemi della nostra categoria, delle nostre categorie rappresentate. Concludendo questa mia relazione, voglio evidenziarvi che durante il discorso ho usato l'acronimo FIAIP per 52 volte e a molti potrà essere sembrato un po' ripetitivo, ma vi assicuro che se avessi dovuto citare i nomi di ogni dirigente che ha contribuito alle attività sopra descritte, la lista sarebbe stata molto più lunga. Citando FIAIP ho parlato del lavoro di tutto il Comitato Esecutivo, che ringrazio, della Giunta, del Consiglio Nazionale, del Centro Studi, degli 800 consiglieri provinciali di tutta Italia e dei presidenti provinciali che ogni giorno con il loro lavoro fanno grande la nostra federazione. Ripensando a tutto il lavoro svolto fino a qui, a volte mi chiedo: avremmo potuto fare meglio?
Sicuramente sì. Avremmo potuto fare di più? Assolutamente no. Se ognuno di noi continuerà a lavorare in FIAT con passione e abnegazione, così come abbiamo fatto fino ad ora, usciremo da questa crisi più forti e pronti alle sfide del domani. Grazie per l'attenzione.